del basketball in televisione. Michele Cogno in regia, anzi non più in regia. Non più in regia. Sei stato deresponsabilizzato. Sono stato deresponsabilizzato. Per fortuna. Ho visto i miei disastri. Prossimo step, ragazzo porta pizze. Sì, sicuramente. O quello che pulisce. Vabbè, non importa. Michele Cogno, alla mia destra, Riccardo Zilio. Finalmente è tornato ai ranghi, dopo un periodo di assenza, contento di essere qui con voi. È incredibile, cioè ritorna solo per la presenza. Torna in doppia cifra. Esattamente. Secondo la doppia cifra, anzi. D'altra parte è l'unico che gioca della delegazione, è giusto che porti in alto i colori, no? Della... Tra infortunati ex giocatori. Esatto. Scelta saggia di parole, perché non ha detto il più forte, ha detto l'unico che gioca. Assolutamente, io rispetto i miei colleghi, assolutamente. Io colgo rispetto perché, nonostante la stampella, sono un gran sostenitore del mio Ricky Zilio e quindi buono così. Ricordiamo Edo Sperandio per tutti. Ciao. Non si è presentato. Ciao, no, amici, non anonimo, come. Anonimo. In fondo... un saluto a tutti dal reverendo per no, tutti, Elia Melis. Nostro reverendo, sempre carico. Sempre. Pronti. Allora, signori, noi andiamo subito con la nostra prima rubrica NBA. Io vi propongo un... off topic, in realtà subito particolare, perché mi voglio sorprendere subito. Esatto, lo leggevo oggi con particolare attenzione. A Sacramento, Garrett Temple, non so se voi seguite Garrett Temple, certo, il nostro amico Garrett Temple, ma sempre c'è sulla nostra pagina Facebook, e George Hill hanno scelto di adottare, tra virgolette, una high school, andando a passare una giornata assieme ai giocatori atleti dell'università, anzi delle scuole, scusate, però non facendo classica spot pubblicitario, vengo lì, vado a mangiare, due chiacchiere, poi partitella, tutti a casa, ma decidendo in realtà di proseguire con delle tappe molto mirate, per poter parlare con i giocatori, per poter parlare con gli atleti, per poter parlare con gli studenti, non solo di sport, ma soprattutto di temi più importanti, politici. Sì. Penso che sia l'unica cosa che può fare Garrett Temple, perché in campo, ragazzi, è un giocatore veramente inutile. Ha tanto tempo libero adesso, quindi pazzesco. Ma invece George Hill, poverino, è finito a Sacramento, evidentemente. Nulla cosmico. Mamma mia, ed era un buon playmaker, si diceva. Sai come si chiamano queste cose? Karma. Gioca con Zach Randolph, quindi. No, Sacramento, parlando di basket serio, grazie per il tuo spunto, sta facendo anche una discreta stagione. Sì. Perché nonostante il nulla sopra cosmico, esattamente. Che c'è, cioè, un ovest comunque che è abbastanza una tonnara, come diciamo sempre da qualche anno a questa parte, però Sacramento sta facendo la sua figura, magari non andrà ai playoff, ma sicuramente non avrà il peggior record della Lega, che al giorno d'oggi è sempre un bel traguardo, no? Sì, diciamo che ad ovest sono tredicesimi con un record di 8-18. Non benissimo. Vuol dire che hanno due squadre peggiori di loro, insomma, sì. C'è di peggio. Lo vogliamo ricordare? Ma Dallas, sì. Così a naso, e Phoenix. No, Phoenix è risalita. Memphis. Mamma mia, la diaspora. Memphis, incredibile. Tempi duri, sembra, veramente. Sembra l'Olimpia Milano dell'NBA. Per l'Eurolega, inteso. Cioè nel tiro, c'è una squadra importante. No, una squadra comunque costruita per fare qualcosa di più dell'ultimo posto. Invece, come Milano, fatica incredibile. Su Facebook, coach Max Sonda dava delle importanti indicazioni su come una squadra. Come al solito, la porta piano. Su Milano, sì. Ma salutiamo il coach. Salutiamo coach Max Sonda. Ma questo è un problema serio, quando non hai programmazione, comunque non hai un piano preciso su come agire. Tra l'altro, ho visto la partita Torino-Milano. Milano. E c'era. Erano a Torino. E c'erano gli striscioni, portaluppi e proli, basta, andatevene. E penso che siano striscioni che portano da 5 anni ormai. Sono entrati in dirigenza. Cioè, incredibile come Milano. Sono consumati. Sì, è la dimostrazione che comunque anche un tifoso medio ultras ha capito che il problema forse è proprio chi gestisce la società e non il giocatore. Sai qual è il messaggio che hanno lanciato gli ultra? Non sprechiamo gli striscioni, usiamo sempre gli stessi da 5 anni. Siamo in guarda. Quindi portaluppi e proli non si sono dimessi apposta per fargli riutilizzare gli stessi striscioni. Allora, noi andiamo con la classifica, parliamo della classifica chiaramente, che parliamo dall'est, che forse è addirittura quasi più interessante dell'ovest a questo punto della stagione. Boston 23-5, vinta stanotte se non sbaglio, ultime 10-7 vinte, 3 perse. Io, parere dell'esperto bostoniano, però ti chiedo subito di introdurre un argomento. Jason Tatum, primo tiratore da 3 per percentuale, perlomeno, siamo già Rookie of the Year? No, difficilissimo quest'anno perché
Concorrenza. Io la butto lì. Concorrenza è molto, molto agguerrita, perché c'è Ben Simmons, perché c'è Donovan Mitchell, perché c'è Kyle Kuzma che è venuto fuori dal nulla. Sì, ce ne sono, ci sono diversi. Beh, comunque decima scelta NBA. Donovan Mitchell, Kuzma più indietro. Detto questo, sta facendo un'ottima stagione, è interessantissimo perché è veramente maturo per l'età, 19 anni ricordiamo, e comunque poi secondo me Brad Stevens, lui plasma i giocatori, basta pensare appunto a Bradley che ieri l'ho visto giocare con Detroit, non è più il Bradley dell'anno scorso, perché magari è più responsabilizzato in attacco, non ha più giochi che lo proteggono e di conseguenza non può essere leader, percentuali minori e di conseguenza gioca peggio. Io volevo farti una domanda, certo. Tu che vivi da dentro la vicenda Boston. No, giochi spogliatoio. Esatto. E Marcus Smart sta tirando malissimo. E ci sono delle partite in cui tira cose allucinanti, 1 su 11, 2 su 15, cose così. Però quando tira sotto il 30%, Boston vince lo stesso. Come mai? Anzi, ti dirò di più, che quando lui supera il 50%, perde. Ha un record negativo. Questo però può essere un caso. Sì, però certo. Le vittorie... Le vittorie arrivano lo stesso, cioè per uno che piglia 15 tiri e ne segna uno o due. Ma soprattutto anche un plus minus positivo quando tira male, perché comunque lui prende rimbalzi, difende, stoppa, ruba. Il discorso però che un giocatore NBA non può tirare così male. Cioè, penso che sia tra i peggiori tiratori dell'NBA. Un po' dopo la paghi, no? Sì, perdona, soprattutto se vai ai playoff. Perdonami, tra l'altro un giocatore NBA scelto abbastanza alto. A te, alla 6, esatto. Ma era considerato il nuovo di Dwayne Wade, perché era un super atleta. Puoi bello di Dwayne Wade. Dwayne Wade. E no, ultima cosa di Smart, che io sono un po' contento, devo dire la verità, perché in estate lo poniamo, penso, per quello che dà in campo. Quindi quindi al momento... Se tu mi porti, io che sono Danny Ainge, ti porto 30% da tre punti e 40, no neanche, 35% dal campo, ti dico Smart, io 10 milioni te li do, ti do 7, sì, perché sei un gran difensore, però... Sono comunque dei soldi. Fine. Scegliamo di classifica Toronto, che io onestamente... Come fanno a essere lì? Sono a San Antonio dell'Est. Esatto. C'è Ibaka come notizia in realtà, che sta facendo parlare di sé, perché sta facendo delle stoppate spettacolari, che sia in corsa per il difensore dell'anno quest'anno. Ma non ho brutta proposta, Potrebbe essere, non so, mi è venuto in mente stanotte così, pensandoci. Del buio. No, prendevi sonno, farsi Ibaka. Ma Ibaka potrebbe... Però silenziosi, tu leggiamo, non ti sì. Leggiamo un bellissimo articolo su Sky Sport che Rudo parlava di una Toronto che ha cambiato tutto per non cambiare niente, ovvero molto più di una tre, molto più di una sezione, però i risultati sono sempre quelli. Ottima regular season, poi bisogna vedere. Però secondo me c'è ancora gente, secondo me Kyle Lowry e DeMar DeRozan, che erano spesso chiacchierati come uno dei migliori pacchetto guardie insomma della Lega, secondo me non è più così, cioè ce ne sono parecchie di migliori davanti. Lowry adesso è l'ombra di se stesso, esatto, cioè e DeRozan è sempre un giocatore che ne fa 30 a sera, sì. Però con un gioco diverso, esatto, cioè DeRozan e da una parte Klay Thompson dall'altro, io penso non ci sia nessuno che sceglierebbe DeRozan. Cioè come DeRozan sceglierebbe forse DeRozan, ma lo stesso Bradley Beal ti metti sopra nonostante sia la prima. Ma Bradley Beal oggi sicuramente, cioè, sì, certo, anche se DeRozan è considerato adesso un giocatore abbastanza anacronistico, cioè molto gioco dal mezzo, molto gioco in post. Un giocatore avrebbe funzionato 15 anni fa, sarebbe ritenuto essere una leggenda vivente. Sì, come Kobe Bryant, super atletico, esatto. Kobe, Kobe però era devastante, certo, anche poi aveva altro, no, la sua, ovviamente la mia è più una roba. Scendiamo in classifica. Cleveland vinta, anzi striscione di 13 vittorie in fila, perdono a Indiana. Male, però Indiana. No, Indiana poi ci arriviamo, della signora squadra quest'anno. Cleveland che comunque ha rimesso a posto tutta la sua stagione. Protagonista Kyle Korver. Kyle Korver, sì. E noi ce l'abbiamo la statistica. Riesumato. Esatto, che parla di un, se non sbaglio, ce l'ho da qualche parte, di una true. Esatto. Sì, true shooting percentage. Cioè? Una percentuale di tiro reale. Ah, che bravo, sei a spiegare, hai semplicemente tradotto. No, vuol dire che il tiro da 2 vale 2, il tiro da 3 vale qualcosa di più, il tiro vale 1. E Kyle Korver era secondo in classifica dietro al nostro idolo DeAndre Jordan. Favoloso, andiamo avanti, mi prego. Mi da questo nostro. Esatto. Kyle Korver con una percentuale reale al tiro del 66,8%, per uno che tira il 90% dei suoi tiri oltre l'arco, molto oltre l'arco anche. Questa è una percentuale decisamente irreale. Vabbè, Cleveland terza, Milwaukee quarta, non me lo aspettavo lì dopo l'inizio, sinceramente. Però Milwaukee ha uno dei possibili MVP,
un ottimo playmaker. È sicuramente sì. Un ottimo allenatore. Antetokounmpo tra i primi 5 adesso come adesso. Sì, facile. Un quinto o sesto. Ha fatto 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di media. Sicuro, sicuro. Quasi. Andiamo giù. E quinti Indiana, che stanno andando veramente molto molto forte. Alti. 7 vinte, 3 perse nelle ultime 10. Oladipo sta facendo dei numeri incredibili. Ostar quest'anno. Sembra veramente un altro giocatore. Bisognerebbe approfondire il discorso. Perché sta giocando nella stagione giusta, nella squadra giusta, con i sistemi giusti. Certo. Ha responsabilità. E fa la polemica giusta. Sì, diciamo che non mi trovo esattamente d'accordo con quello che state dicendo. Secondo me la lunga non durerà il fenomeno. Ha trovato la squadra giusta dove risplendere. No, beh, magari però farà 40 punti come ieri sera. Però penso che... Sì, sono più fiducioso nel credere che Oladipo fosse quello che abbiamo visto nelle stagioni precedenti. Da Orlando. Che vedendo ora. Ma sicuro che c'è un mezzo però. Perché comunque sì, una via di mezzo. Oklahoma secondo me era molto oscurato dal fatto che, Westbrook era nella stagione che doveva fare per forza triple doppio di media. Però ai playoff ha giocato malissimo Oladipo. Ma cioè forse erano anche uno di usare i primi playoff che faceva. Perché può essere, può essere. Cioè, ci sono varie situazioni. I primi playoff di Gallinari sono imbarazzanti. Ma è in corsa lui per il most improved? Sì, sì. Vabbè, al momento penso lo danno a lui. Bradley Beal non l'ho avuto via. Possono darlo anche a Antetokounmpo, per dire. Ma l'ha vinto l'anno scorso. Non so se glielo danno di nuovo, gli devono dare anche l'MVP. È una storica se gli dessero due... Però lui è uno che continua a migliorare, sta iniziando anche a tirare da tre punti. Sesti, settimi, ottavi, ad est. Tutta la stessa squadra. Sì, tutti e tre, esatto. Washington sesta, di cui non parliamo, questa sconfitta imbarazzante contro i Clippers. Una delle partite più brutte che io avevo mai visto. Sì, persa tra l'altro contro la squadra. Affiancato da Michele Cogno, che stava morendo. Sì, fatto per sul divano. Perché la combo mal di pancia più cioccolata calda e craffe. Non ha aiutato, decisamente no. Detroit, che si è un po' persa nella nebbia con le ultime 10 tre vinte, 7 perse. Però si parla di Drummond come most improved, come most improved anche a lui. Lo diamo a tutti. No, potrebbe essere, potrebbero arrivare Oladipo e Drummond nei primi tre. Ha imparato a tirare liberi però. Sì. Ha cambiato. Non funziona più l'H a Drummond. Io vi segnalo un ottavo, non decimo posto, che sarà una battaglia epica con New York, che al momento è ai playoff. Fila appena sotto con lo stesso record, e Miami che ha mezza partita indietro con la 12-13. Se oggi mancassero tre partite e dovessi scegliere New York, Fila e Miami dentro, a me piacerebbe vedere Fila, però potrebbero farcela. Mi piacerebbe vedere tornare a New York, però potrebbe farcela a New York. No, cioè New York come blasone, no? Come Madison Square Garden, poi ho Spike Lee che fa qualche altro, fa un po' di scena. Però Fila a vedere. Saric, Embiid, Simmons e vedere come si comportano, perché stanno facendo cose belle in stagione regolare, però sì, i playoff è un'altra storia. È una cosa. Perché possiamo vedere anche una squadra che si trasforma, una squadra giovane che va a giocare i playoff per la prima volta, può essere che... Io tifo Miami, quindi... Bene. Allora, non mi frega niente. Esatto, nessuno, l'oblio totale. Andiamo ad ovest, visto che qui i minuti scarseggiano. Houston prima, 20 vinte, 4 perse, 9 delle ultime 10 vinte. Ma soprattutto, che penso di anticipare quello che vuole dire lui, c'è il... Lascio la parola al reverendo. C'è il rumor. Houstoniano. No, rumor io non ne ho sentito. La rumor del giorno. Volevo dire solo una cosa sulla statistica. Cioè, con Chris Paul in campo, Houston non perde. Hanno fatto 74 punti in due, lui e Harden. Cioè, 48 e 26, una cosa mai vista. Vabbè, penso che tra l'altro nessuno se l'aspettasse che si integrasse così bene, così velocemente. Cioè, effettivamente la versatilità è una delle sue prime qualità di Chris Paul, quindi no, ci stava. Anche Harden. Però così. Sì. Anche Harden si è. Poi sono tanto amici, secondo me, ci vogliono bene. Quindi sì, è importante. Io l'ho visto, vanno fuori insieme. Fanno, io ricordo che in estate c'erano dei dubbi sul duo, C'erano, ma certo, perché una superstar che va da un'altra superstar, ci stanno i dubbi, però effettivamente, cioè, io non credo che ci sia, e l'ho già detto, una squadra che non abbia bisogno di Chris Paul, o comunque non utilizzi bene Chris Paul. Io posso chiederti, tu che li vedi giocare forse più di me? Io un poco, però vabbè. Perché io mi ricordo che il dubbio era, ma D'Antoni ha appena fatto il miracolo di mettere James Harden playmaker, li mette uno. No, Chris Paul almeno la palla in mano, almeno la palla in mano. Sì. Ok, la regia ci fa ampi gesti. Allora noi andiamo velocemente. Dobbiamo approfondire il discorso Clippers migliore dell'anno scorso. Con Zen. Abbiamo baruffato con Zen. Però con Zen. Dovremmo parlarne molto approfonditamente. Allora noi andiamo velocemente con la classifica che vede Golden State secondi 21-6, San Antonio Ready Vivi con un Kawhi Leonard Desaparecido. Domani e dopo domani. E rientra anche Milos, attenzione. Sì.
sì. Esatto. Minnesota che si issa al quarto posto. Occhio a Minnesota, occhio a Minnesota. Ma non troppo. Per davvero? No. Siamo agli albori, calma. Denver che sta facendo una super stagione, nonostante la sconfitta stanotte, quinta ad ovest, 14-12, nonostante Paul Millsap. Io leggevo una statistica che diceva che Denver ha 6 uomini in doppia cifra. Non male. Non male. Nell'NBA di oggi è una cosa pazzesca. Quasi assurda, esatto. Portland, sesta. New Orleans, settima. Rondo 18 a assist. Cousins di fronte a una delle migliori stagioni della sua vita. Se arriviamo ai playoff, deve essere considerato nel discorso MVP. Deve. De Marcus che va a minacciare che bellissima scena romantica. Domani ne parliamo. Domani ma parliamo deve tagli fisso durante Utah che è ottava a dove è cazzo ci hanno rubato l'ottavo posto. Esatto, con Donovan Mitchell papabile per record di 13-14. Noi signori chiudiamo qui ovviamente, visto che era una prova. Una provola, vai. Così. Abbiamo però degli highlights da commentare assieme. Giusto. Esatto. Andiamo con la top 10 dell'NBA, ovviamente, che noi commenteremo più o meno in maniera interessata. Il primo highlight è Embiid che fa è uno step clamoroso per uno di 2,15 m, 2,16 m anche. Manda al bar il difensore. Però alla fine sono fatti. Eccoli qua. Allora, al numero 10. Ah, ok. Quello era il numero 1, mi sa. No, ha spoilerato la fine. Esatto. Va bene. E questo è Simmons. Stessa squadra, perché rimaniamo nel parquet dei Lakers. Atletismo, clamoroso. E Simmons può essere votato per Luca Pedigliano. Eh certo, perché è la prima stagione. Lonzo Ball ha schiacciato in testa, comunque, clamoroso. Numero 9, vabbè, c'è quello là. Ma arriva. Il 23. J.R. Smith ha fatto un crossover clamoroso e poi ha dato via un cioccolatino. LeBron va a sinistra, tiro di destro. Vabbè. Clamoroso. Sì, sì. Vabbè, siamo abituati. Allora, numero 8 c'è John Wall che va sotto le gambe. Luce. Whiteside lo sta ancora cercando. Esatto. E lei ha. Però sbaglia giustamente. E allora arriva. Gli poteva troppo facile fare tutto insieme, però. Otto, no, sotto le gambe. L'assist. 8 posti, esatto. Salva la situazione perché... Whiteside è probabilmente interessato alla fase difensiva, tra l'altro. Tyler Johnson non l'ha neanche vista, ragazzi. Numero 7. Oh, torniamo alla mia squadra. Ah, i Pelicans. Guarda che forti che sono i miei. Nonostante Pelicans. I due migliori rimbalzisti siano Davis e Cousins, qua il nostro buon Drew Holiday. Ma su. Tirato fuori dallo scaffale. Tappin volante, va a schiacciare con la bimane, come direbbe il buon Niccolò Trigger. Se parlavamo di greci forti forti, di greci che saltano bene. Greci interodatili in realtà. Stoppata. Ma qui come la mettiamo? E due volte. Dobbiamo prenderlo al 21esimo piano. Però Bill Russell direbbe... Questo qui non è una giocata intelligente perché la palla bisogna recuperare. Era fatto un maker. Bravo, bravo. Però bisogna recuperare i palloni, ragazzi. Il pallone che va sugli spalti non è una buona giocata. Te la faccio vedere e poi non te la faccio vedere più e se ne va. Che dietro la schiena. Quello era Ricchizziglio questo. Ma io l'ho visto fare anche Ricchizziglio più volte. Io lo facevo quando... Lo faceva anche Wesley questo. Con i ragazzini al mini basket che allenavo. Al cielo. E gli rubavano la palla. Esatto. La palla per eccolo qui Oladipo. Victor Oladipo, ne parlavamo prima ovviamente. Comunque suo padre di Oladipo voleva farlo diventare uno judoka invece di farlo giocare a basket. Giudaista. Uno Jedi. Non mi ricordo un po' Wade quest'anno? No, tira molto di più da tre. Tira molto di più da tre. È sempre solito 23. Comunque. Questa schizza qui la faceva 10 anni fa. Con la stessa. LeBron un paio di anni fa andava con la Windmill qui. Vabbè, stai becchiando. Sta sbagliando un po' di schiacciata quest'anno. Ci sta andando. Ecco che l'unica cosa, ragazzi, spettacolo. Warzings. L'unica cosa buona di New York, praticamente. Ah, però, sì. Ragazzi, 2 metri di Jack Domine. Beasley, 10 minuti. Un punto e 6 falli, favoloso. Il senso della droga è forte. Torniamo di nuovo alla numero 1. Che ho già commentata, ragazzi. Stand process. Incredibile. Sì, questo qui è un momento che se uno non capisce di basket, dice, beh, è facile, ma è 2,20 m, ragazzi. Pesava 140 kg, ma come si muove. Pazzesco. Sì, in barba. Ragazzi, è stato un piacere commentarlo per voi. È stato un piacere, decisamente sì. Da Wise and Bethel, Michele Coglio, Riccardo Ziglio, Edo Spermio e Elia Menis. È una stampella. Buona serata. Ciao. Buona serata. Ciao.